continuiamo le iniziative del Museo della Città e del Territorio di Vetralla dopo una lunga pausa per le festività pasquali e diciamo con sovrapposizione di convegni sempre dedicati a temi dell'archeologia medievale. E oggi come relatore, come ospite, abbiamo con molto piacere Giuseppe Romagnoli che tutti noi, insomma, i presenti di oggi conosciamo, ricercatore, docente di archeologia e topografia medievale e metodologia della ricerca archeologica presso l'Università della Tuscia di Viterbo. Diciamo che Giuseppe vanta una lunga esperienza di ricerca nella Tuscia e soprattutto ha dedicato molto tempo, energie e pubblicazioni appunto al sito e al territorio di Monterano di cui ci parlerà oggi. Quindi io senza dilungarmi colgo occasione ancora di ringraziarlo, per ringraziarlo di aver accettato l'invito a relazionare e mentre iniziano ad entrare ulteriori persone, partecipanti, lascio volentieri la parola a Giuseppe Romagnoli. Eccomi, faccio partire il PowerPoint che ovviamente come nelle più classiche delle situazioni adesso non riesco a trovare, ma adesso datemi solo un attimo. E ci abbiamo anche provato pochi minuti fa, eh? Va bene, facciamo con la modalità. Con la modalità alternativa. Dunque, credo che adesso lo schermo sia visibile, dico bene? Sì. Perfetto. Allora, intanto ringrazio Elisabetta De Minicis e Giancarlo Pastura per questo graditissimo invito a partecipare, che mi consente di ripercorrere a distanza di qualche tempo, di qualche anno, le ricerche condotte sul sito di Monterano, ricerche condotte nell'ambito di un protocollo d'intesa stabilito ormai nel lontano 2007 tra l'Università della Tuscia, allora Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali, il Comune di Canale Monterano e la Riserva Naturale Regionale Monterano, dipendente dallo stesso Comune. Di Monterano intanto vi mostro come è opportuno che sia, la posizione rispetto alla geografia dell'Alto Lazio. Sto indicando in questo momento Monterano con il puntatore. Ci troviamo, come vedete, in un'area posta a sud di Viterbo, a est di Civitavecchia e poco ad ovest di Bracciano e del lago di Bracciano. E siamo quindi in una zona immediatamente a ridosso, per meglio dire, alle pendici dei Monti della Tolfa e siamo anche elemento, come vedremo, molto importante nell'alta valle del fiume Mignone, che è uno dei corsi d'acqua che appunto dal gruppo montuoso della Tolfa poi va verso il mare Tirreno. Monterano, come abbiamo già detto ed accennato, è uno dei tanti siti medievali abbandonati che punteggiano il territorio dell'Alto Lazio e questo però presenta delle peculiarità che lo rendono un caso emblematico dell'evoluzione degli insediamenti di questo territorio tra la tarda antichità e la prima età moderna. Qui intanto vi sto mostrando alcune immagini che si riferiscono ai lavori condotti in particolare tra il 2007 e il 2010 nell'ambito di questo accordo operativo di ricerca. Le indagini sono cominciate sul complesso di San Bonaventura, a cui farò un cenno più in là, poi sono state esaminate le architetture della chiesa di Santa Maria Assunta, del Palazzo Altieri e infine un ultimo lavoro nel 2010 è stato effettuato sul Casale Palombara nell'ambito di un progetto di recupero architettonico e conservativo di questo complesso rurale, la cui vita si snoda tra il 500 e il 900. E su questi monumenti abbiamo fatto sia
lavori, in particolare in una prima fase anche con l'aiuto del collega Michele Benucci, con la collaborazione anzi sua, lavori di lettura stratigrafica delle architetture, di schedatura degli elementi lapidei e anche alcune indagini diagnostiche. A queste operazioni sul campo, si sono poi aggiunte ed accostate anche dei lavori di tipo più documentario e archivistico. E dunque vi dicevo che sono poi proseguite naturalmente anche dopo il 2010 e che poi sono scaturite in alcune pubblicazioni che qui vi ho elencato schematicamente. A queste aggiungo anche il recente contributo, recentissimo direi perché parliamo dell'aprile 2021, per il convegno La difesa militare bizantina in Italia, in cui ho avuto l'opportunità anche di spendere qualche parola sul sito di Monterano. Dunque, diciamo che l'interesse del sito derivava da diversi aspetti. Innanzitutto è un centro abitato che ha avuto una continuità di vita praticamente ininterrotta, anzi sicuramente ininterrotta, dalla tarda antichità fino alla piena età moderna. E quindi davvero rappresenta un caso emblematico dell'evoluzione degli insediamenti altolaziali. In più aggiungiamo che il suo abbandono tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo fa sì che vi sia un'assenza di sovrapposizioni riferibili agli ultimi 2 secoli. Il terzo aspetto, e anch'esso molto rilevante, è la sostanziale assenza di studi e ricerche quando abbiamo iniziato, che avessero interessato le fasi medievali dell'insediamento. E in effetti dobbiamo dire che l'interesse, soprattutto per la fase etrusca di questo sito, di cui vi dirò tra poco, studiata in modo particolare da Lidio Gasperini, e d'altra parte l'interesse per le fasi più recenti, quelle di prima età moderna, caratterizzate dalla presenza di importanti monumenti architettonici ed artistici, come il Palazzo Altieri che vi sto mostrando, hanno in qualche modo finito per oscurare l'età medievale, o meglio per relegarla al margine dell'interesse degli studiosi. E dunque, diciamo, come chiacchieravamo anche poco fa con Francesco Stefani, effettivamente la facies medievale era stata finora ben poco trattata ed esaminata. E questi nostri studi sono andati in parte a colmare questa lacuna, anche se è opportuno precisare che finora non sono stati effettuati scavi di carattere stratigrafico nell'area dell'abitato di Monterano. E quindi tutto ciò che vi racconterò quest'oggi è basato esclusivamente su indagini che possiamo definire di archeologia leggera o indagini non distruttive, in particolare rilievi e stratigrafie degli alzati sopravvissuti, che comunque sono molto interessanti e molto ricchi di informazioni. Dunque, parlando di Monterano, direi che forse possiamo partire proprio dall'ultima e anche dalla penultima pagina, diciamo, della sua lunghissima storia, che abbiamo detto inizia di fatto in età etrusca, poi ha una discontinuità che interessa di fatto l'età antica e poi riprende, come vedremo tra poco, tra la tarda antichità e il primissimo medioevo. E per narrare questa storia, appunto a partire dalle sue pagine finali, potremmo forse partire da una data precisa, che è quella del 21 ottobre del 1671, che è la data in cui Monterano, insieme ai vicini villaggi di Canale e di Montevirginio e anche agli altrettanto vicini feudi di Oriolo, Viano e Rota, furono acquistati per 400.000 scudi da Emilio Bonaventura Altieri, che era stato eletto un anno prima al soglio pontificio con il nome di Clemente X. Quindi Clemente X acquisisce questo feudo nel cuore della Tuscia e lo dona ai nipoti adottivi
Gaspare e Angelo Paluzzi Albertoni, che poi assunsero rispettivamente i titoli di principe di Oriolo e Viano e di duca di Monterano. Questo piccolo feudo, che aveva, come vedremo tra poco, una storia lunga e ricchissima, in realtà alla fine del XVII secolo si trovava in condizioni davvero penose. Nel 1656, quindi pochi anni prima di questa acquisizione, l'abitato contava appena 150 abitanti. E nel 1671, quindi nello stesso anno, veniva definito Castrum Exiguum et Angustum, e sembra che fosse, una destinazione assai poco gradita anche per i preti e per i curati che dovevano occuparsi di questo abitato. Un fatto sta che a partire dal 1672, Monterano fu interessata da un vastissimo e anche ambizioso programma di riassetto urbanistico e di monumentalizzazione, che nel volgere di un venticinquennio mutò completamente il volto di questo vecchio e un po' cadente, a quanto pare, abitato. E i lavori presero inizio proprio nel 1672 con la trasformazione di quella che era stata la Rocca medievale in una ricca dimora signorile, secondo un progetto che era stato finora attribuito a Gian Lorenzo Bernini. In realtà i documenti rintracciati in archivio insieme al collega Michele Benucci, proprio in occasione di questa ricerca, hanno in particolare i documenti dell'archivio notarile di Oriolo Romano, hanno permesso di appurare che il progetto di rinnovamento non solo del palazzo ma dell'intero abitato, era stato effettivamente affidato a un collaboratore molto importante di Gian Lorenzo Bernini, ovvero Carlo Fontana. E abbiamo rinvenuto anche il contratto con cui venivano appaltate tutte le fabbriche di Monterano a questo importante architetto. La vecchia rocca venne trasformata con la sistemazione di un loggiato in facciata, di cui vediamo nella parte superiore di queste immagini due aperture, e poi con la modellazione a scogliera della roccia sottostante, secondo i criteri estetici che andavano per la maggiore in quel periodo, verso la fine del Seicento. Il leone, che qui vediamo in una riproduzione, l'originale si trova nel municipio di Canale Monterano, era proprio il simbolo araldico dei Paluzzi Albertoni. E pochi anni dopo sappiamo che tutto l'abitato fu ampiamente rinnovato, coinvolgendo anche la struttura urbanistica, e infine nel 1676 fu avviata la costruzione ex novo della chiesa e del convento di San Bonaventura, posto appena al di fuori del nucleo abitato, che gli Altieri intendevano affidare ai padri Scolopi, dovevano avere il ruolo di educare i giovani di Monterano. E la chiesa e il convento ebbero poi tutta una serie di vicende fino all'abbandono. Chiusa questa importantissima stagione di rinnovamento edilizio ed urbanistico, Monterano, già nel corso del XVIII secolo, si andò progressivamente a spopolare a favore dei vicini nuclei insediativi di Canale e Monte Virginio, e questo soprattutto a causa soprattutto del clima malarico. Dobbiamo evidenziare che sia sul lato settentrionale che su quello meridionale dell'altura su cui si trova Monterano sono presenti su entrambi i lati due solfatare che chiaramente non creavano dei problemi per la salute degli abitanti. Tanto è vero che abbiamo testimonianza che già sul finire del Seicento sia gli ufficiali comunali sia anche gli stessi frati del convento di San Bonaventura si spostavano durante i mesi estivi in altri luoghi. E questo fu evidentemente, insieme probabilmente al decadimento delle attività minerarie e metallifere che costituivano ricchezza di questo territorio, fu la causa del progressivo spopolamento di questo abitato nel corso soprattutto del XVIII secolo. Si passò quindi nel XVIII secolo dai circa 200 abitanti fino ai 90 circa, appena del 1760. E nel
questo spopolamento si continuò progressivamente fino al 1808, quando Monterano risulta per la prima volta completamente abbandonata. Questo abbandono seguì lo smantellamento delle coperture degli edifici, la demolizione di molti di essi anche, nei primissimi anni del Novecento, promossi sia dalla Casa Altieri e poi anche dalla stessa amministrazione dei luoghi Pii. E questa opera più o meno sistematica di smantellamento e di demolizione ha segnato l'inizio della progressiva trasformazione del vecchio abitato di Monterano in un suggestivo insieme di rovine invase dalla vegetazione. E infatti nel catasto gregoriano del 1820 l'area dell'abitato ci appare già completamente priva di unità edilizie, salvo il convento di San Bonaventura, che è l'edificio che vedete evidenziato in colore rosso. Dunque, sono partito dall'ultima fase perché l'abbandono di Monterano l'ultimo capitolo della storia di Monterano è molto interessante e anche molto suggestivo, però questo abitato, in realtà, come accennavo, ha avuto una storia lunghissima e che è legata senz'altro a due aspetti: la posizione su alcune importanti vie di comunicazione, tra cui questa via che si sviluppava dalla via Cornelia e raggiungeva l'abitato di Tarquini, ed era una delle dei tanti assi stradali che in età romana e forse anche già in età etrusca solcavano questo territorio. Qui vediamo anche in questa mappa tratta da una delle opere di Lidio Gasperini, vediamo anche la via Clodia e la via Cassia, e accanto a questo un altro percorso più parallelo ai precedenti collegava Monterano e con Tarquinia, ma vi sono anche altri due importanti fattori che giustificano, elementi che giustificano la lunga continuità di vita di questo abitato: la presenza di acque termali e la presenza anche di importanti giacimenti, soprattutto ferriferi sfruttati già dall'età etrusca e poi fino alla piena età moderna. Gli stessi Orsini che ebbero il feudo di Monterano tra il XVI e il XVII secolo avevano rimesso in piedi i forni del ferro, e c'era anche un forno del ferraccio, quindi un forno per la ghisa, che viene considerato il primo forno fusorio dello Stato Pontificio. Gli stessi Altieri, accanto al rinnovamento della rocca, delle chiese e dell'abitato in generale, si erano preoccupati come loro primo atto di risistemare e rimettere a posto il forno del ferraccio. Questa evidentemente era anche una delle basi della ricchezza economica di questo territorio, anche delle signorie in età medievale, anche in età moderna, anche se su questo abbiamo ancora pochi dati. Dunque, abbiamo sottolineato la posizione importante di questo sito nella geografia dell'Etruria meridionale, e qui vediamo anche in questo bel disegno di Lidio Gasperini, che voglio ricordare in modo particolare perché è davvero a Lidio Gasperini si devono le basi della conoscenza sull'insediamento etrusco e su quello romano di Monterano, che prima del suo lavoro, in particolare questo pubblicato nel 63, era del tutto sconosciuto. E questa mappa, appunto, comparsa in questa nota pubblicazione del 63, una pubblicazione possiamo dire monografica, ci rappresenta l'altura di Monterano con la rocca medievale e tutti i pallini che credo riuscite anche a distinguere rappresentano tutte le aree di necropoli che si trovano intorno a questa altura, su cui sorse un abitato etrusco già dall'età arcaica, attestato dal VII al V secolo a.C. In realtà vi sono tracce di frequentazioni ancora più antiche di quest'area, che sono state portate in luce dalle ricognizioni, soprattutto quelle condotte da Francesco Di Gennaro, che hanno evidenziato una occupazione a partire già dal bronzo finale, quindi siamo tra l'XI e il X secolo a.C., che è il momento anche dello spostamento di
un momento in cui si verifica di fatto la convergenza in questo territorio dell'Etruria meridionale da siti rurali minori a grandi villaggi naturalmente difesi. Quindi un importante insediamento etrusco, già probabilmente di carattere urbano, è testimoniato da, per il momento soprattutto e finora, dobbiamo dire, soprattutto da queste importanti aree di necropoli poste sui pianori circostanti. Questo è un insediamento che ha, per capirci, ha più o meno, la cui vita si svolge nello stesso arco cronologico di centri come, come Acquarossa e Poggio San Francesco, per dare un'idea, che però ecco, Acquarossa è stato estensivamente indagato, come sapete, dagli scavi dell'Istituto Svedese di Studi Classici. E, dopo una apparente lacuna che riguarda l'età romana, in cui non sappiamo se questa stessa altura sia stata in qualche modo frequentata e occupata, ma mancano da questo punto di vista ancora dati di carattere archeologico, la ripresa, una ripresa vera e propria dell'abitato a Monterano si verifica all'inizio, proprio all'inizio del Medioevo, e in particolare in quel periodo di grande cesura dal punto di vista della storia insediativa che si colloca nel periodo immediatamente successivo alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente, periodo che fu caratterizzato da grandi rivolgimenti territoriali legati soprattutto ai conflitti tra Goti e Bizantini e poi al conflitto tra Bizantini e Longobardi. E in particolare l'occupazione longobarda di questo territorio a nord di Roma dovette avere un significativo impatto sul popolamento di quest'area. Come è noto probabilmente più, dopo la presa di Pavia che si verifica nel 570, i Longobardi avanzarono piuttosto rapidamente nella penisola e alcuni gruppi più o meno consistenti si erano certamente spinti da Lucca e da Chiusi, quindi dalla Toscana settentrionale, ma anche dalla Toscana centrale, si erano spinti per razzie e scorrerie fino alla Toscana meridionale. Sappiamo ad esempio che dalle fonti documentarie naturalmente che vennero effettuate dai Longobardi scorrerie nella zona di Populonia già intorno al 575. E forse nello stesso periodo qualche gruppo si dovette spingere anche fino a Roma e a Lazio, secondo sempre la testimonianza del Liber Pontificalis. E proprio a questo periodo risale non a caso il primo riferimento del Liber Pontificalis all'occupazione longobarda. Siamo nel periodo del pontificato di Benedetto, tra il 575 e il 579. Certamente in una prima fase le incursioni non furono rivolte alla conquista dei territori, e però la situazione andò a modificarsi piuttosto rapidamente a partire dal 590 circa, che è il momento in cui i Longobardi occupano questa volta stabilmente, in realtà sarà un'occupazione poi temporanea, alcuni centri che sono quelli di Bomarzo, Sutri, Orte, Amelia e Todi, che si trovano tuttora, come vedete, lungo la valle del Tevere, in particolare in una posizione chiave per il controllo delle vie di comunicazione tra Roma e Ravenna, che insomma, come è stato anche già illustrato da Giancarlo Pastura in una precedente conferenza, costituivano i principali assi di comunicazione tra i due più importanti centri dell'Italia bizantina in questo periodo. E questi centri furono immediatamente riconquistati dall'esarca di Ravenna, e seguì poi una breve pausa nel conflitto, che con una tregua probabilmente, a cui però seguono nuove occupazioni da parte dei Longobardi. In particolare nel 605 vengono occupati due importanti centri, questo ce lo dice Paolo Diacono, Orvieto e Bagnoregio. Solo questi due centri sono nominati da Paolo Diacono, ma non possiamo escludere che nella stessa occasione, questa è anche un'opinione largamente condivisa dagli studiosi, siano stati occupati anche altri centri della regione come Ferento e come Tuscania. Ed è probabile che
proprio poco dopo, anzi proprio in concomitanza di queste conquiste, si sia andato di fatto a stabilire quello che sarà poi il limes tra territori longobardi e territori bizantini nella Tuscia, che poi rimarrà tutto sommato piuttosto stabile per un secolo e mezzo. Ecco qui in questa mappa tratta da un articolo di Bernard Bavan, ci vengono mostrati poi alcuni episodi di conquiste temporanee di alcune località del Ducato romano, le occupazioni di Narni e Otricoli, di Sutri e Bomarzo, di Gallese, di Amelia, di Orte, ancora una volta di Bomarzo e Blera. Erano territori che furono chiaramente contesi per circa un secolo e mezzo, che furono strenuamente difesi dai bizantini. In seguito all'occupazione longobarda, vi ho detto, un momento di grandi rivolgimenti dal punto di vista territoriale, e alcuni rivolgimenti e trasformazioni importanti riguardarono anche la geografia ecclesiastica, con il trasferimento di alcune sedi diocesane, o meglio con l'accorpamento di alcune sedi diocesane. Il caso della diocesi di Ferento, che viene accorpata a quella di Bomarzo, rimasta in territorio bizantino, e un altro caso di trasferimento che vedremo tra poco più analiticamente è quello che riguarda Forum Clodi e Monterano. In qualche caso il trasferimento è legato naturalmente a questa nuova situazione che si era creata con l'occupazione politico-amministrativa, che si era creata con l'occupazione longobarda. In altri casi abbiamo a che fare con centri tardo-antichi decaduti per diverse motivazioni, e la cui sede vescovile viene trasferita in centri limitrofi ben meglio protetti e più muniti. E questo, come vediamo tra poco, è il caso di Forum Clodi e Monterano. Abbiamo notizia di una diocesi a Forum Clodi per l'ultima volta nel 502, e questa tra l'altro è una delle diocesi più precocemente attestate nel territorio a nord di Roma, e dopo una certa pausa troviamo invece, come vedremo tra poco, troveremo una diocesi proprio nel centro di Monterano, di cui parliamo tra poco. Caso similare è quello di Visentium e Castro, anche se su questo trasferimento ci sono molti punti interrogativi. In generale Castro e Visentio sono due centri ancora molto poco conosciuti, sia dal punto di vista storico che archeologico, per quanto riguarda le fasi medievali. Dunque, questa è la linea tratteggiata, ci indica come si era andato a suddividere questo territorio altolaziale tra le due obbedienze, diciamo quella longobarda e quella invece bizantina, e questo confine era certamente una entità reale. Abbiamo visto un confine anche fluttuante, con l'occupazione temporanea di alcuni centri e di alcuni territori, ma un confine certamente esisteva. Sono stati fatti anche tentativi di ricostruirlo un po' più analiticamente, e qui ecco, vi sto riproponendo, è una rielaborazione di una mappa elaborata da Raspiserra e la Ganara Fabiano in una pubblicazione dell'87, in cui viene ipotizzato, anche a ragione, che una buona parte di questo confine si appoggiava naturalmente su elementi fisici importanti, su confini naturali: la bassa valle del fiume Mignone, la caldera del lago di Vico e la bassa valle del Vezza, che è uno dei principali affluenti di destra del Tevere in questo territorio. In altri punti però mancavano dei netti confini naturali. Qui è probabile che il confine aderisse a quello che era il territorio della diocesi di Tuscania, attestato più tardi da un importante privilegio della metà dell'VIII secolo, e queste sono tutte la localizzazione dei diversi elementi e dei diversi toponimi citati da questo privilegio. Dunque un confine, e ovviamente sui due lati, tra la fine del VI e la metà dell'VIII, una serie di centri fortificati. Alcuni di questi che sono tra l'altro alternativamente indicati dalle fonti come, a volte come Civitates e a volte come Castra, con un'oscillazione che si può senz'altro spiegare anche con la difficoltà
con la difficoltà stessa di distinguere due tipi di insediamento che venivano percepiti come simili per estensioni e caratteristiche materiali. La difesa, non dobbiamo immaginare naturalmente una frontiera lineare, tantomeno possiamo immaginare una frontiera divisa da una muraglia, ovviamente. Dobbiamo invece pensare che si trattasse di un modello di difesa in profondità, quindi impostato sul controllo delle principali vie e sul controllo dei principali centri urbani. E sul lato longobardo erano Orvieto, Bagnoregio, Ferento naturalmente, Viterbo e Norchia, oltre naturalmente a Tuscania. Invece sul lato del Ducato romano, il Ducato bizantino, troviamo certamente Polimarzium, direi anche Orte, Gallese, anche se attestato in una fase non troppo precoce, Luni e la stessa Monterano, oltre a Blera. Alcuni di questi erano centri di tradizione antica, che ovviamente andarono a ridimensionarsi notevolmente, si erano ridimensionati notevolmente già a partire dal V secolo e che vennero poi fortificati o ulteriormente muniti in questa importante fase. Sappiamo per esempio per Ferento gli scavi hanno potuto documentare una datazione della fortificazione proprio tra fine VI e inizi VII, quindi evidentemente realizzata poco prima dell'occupazione longobarda della Tuscia, e lo stesso dovette avvenire anche per Viterbo, su cui forse ho una slide anche un po' più avanti. Come vedete, si tratta di piccoli centri. Nel caso di Ferento parliamo di un centro di tradizione antica, Viterbo, Bagnoregio, Norchia e Gallese invece sono centri nuovi che hanno appunto questa dimensione un po' ibrida. Come vedete, centri di piccola dimensione, ho riportato le estensioni in scala, si tratta di insediamenti normalmente che coprono una superficie di 4 o 5 ettari con alcuni edifici fondamentali, solo il centro di Bomarzo è un pochino inferiore come superficie, ma Bomarzo è un caso un po' critico perché l'insediamento altomedievale è stato, possiamo dire, completamente trasformato prima in età tardomedievale e poi anche e soprattutto nel periodo orsiniano. E dunque, qui mi è scappato nuovamente il mio nome per qualche motivo che in questo momento ignoro. Andiamo, e dunque, a questa categoria di insediamenti fortificati, che sono alternativamente definiti come castra o come civitates, appartenne sicuramente anche Monterano, che come già si può vedere da queste immagini, si trova su un'altura molto, molto munita. Si tratta intanto di un pianoro, come spesso accade, con delle pendici molto ripide e che poi che era isolato dal resto del promontorio dalla solita tagliata o fossato che ritroviamo direi sistematicamente in tutti i siti fortificati sia del periodo etrusco che del periodo altomedievale e medievale. E questo pianoro in più è caratterizzato da questo piccolo rilievo roccioso che è una sorta di acropoli, che poi sarà, come vedremo meglio tra poco, sarà il nucleo occupato certamente in età tardomedievale, rinascimentale e moderna. Su questo pianoro invece ci sono un po' più di dubbi. Dunque vediamo velocemente il dossier documentario su Monterano, che è anche piuttosto ricco per un insediamento altomedievale. Ovviamente molta della documentazione è legata soprattutto alla presenza della diocesi, che è attestata ininterrottamente dal 649 al 998. Poco dopo questa data il Vescovato di Monterano viene accorpato alla diocesi sudrina. Quindi prima menzione nel 649 ed è uno dei diversi Vescovati della Tuscia attestati in questa data. Nel 649 scompare anche la diocesi di Ferento e troviamo una diocesi di Ferento e Bomarzo, e stesso avviene con Visenzio e Castro, quindi un momento di riorganizzazione dei territori diocesani. E poi troviamo presenze di vescovi monteranesi in tutti i concili fino appunto al 998.
Altra fonte molto importante è quella legata alla vicenda di Tiberio Petasio, che è narrata dal Liber Pontificalis. Il Liber Pontificalis ci dice che intorno al 729 si scatenò una rivolta nel territorio del Ducato Romano, in particolare in Castrum Manturianense. Forse in Castro Manturianense, qui ci deve essere un mio refuso, e comunque la sostanza, la fonte ci dice che un ribelle dal nome Tiberio Petasio tentò addirittura di usurpare l'impero, e trascinò in questa rivolta, oltre agli abitanti di Manturia, e quindi Monterano, anche gli abitanti di Luni, in questo caso parliamo di Luni sul Mignone e di Blera. Ovviamente si trattava di una rivolta molto pericolosa per i bizantini e per il Ducato Romano, anche perché si trattava di tre centri posti proprio sul confine tra Longobardi e Bizantini, e quindi questa rivolta fu soffocata nel sangue dall'esarca di Ravenna. Tiberio Petasio fu decapitato e la sua testa addirittura inviata a Costantinopoli. Non sappiamo nient'altro su questo importante avvenimento, non sappiamo nemmeno chi fosse Tiberio Petasio. Probabilmente si trattava di un militare o forse anche di un importante possidente terriero, e che comunque un personaggio in grado di organizzare delle truppe, di organizzare addirittura una rivolta che interessava un areale piuttosto vasto. C'è da dire che questo avviene in corrispondenza della ribellione che interessò tutto il Ducato Romano nei confronti dei provvedimenti iconoclasti dell'imperatore bizantino, e tutto ciò però avviene anche significativamente tra il 728 e il 729, che è il momento in cui, come forse avete potuto intravedere prima, Liutprando compie una sua incursione nel Ducato Romano e occupa anche alcuni centri abitati del Ducato Romano. Quindi è un momento molto, molto confuso, però qui interviene in maniera molto risoluta l'esarca e la rivolta viene soffocata. Monterano continua ad avere sicuramente una grande importanza. Questo centro infatti è menzionato nel diploma di Ludovico il Pio. Qui ho provato a schematizzare in questa mappa tutti i centri menzionati da questo importante documento. Come probabilmente sanno i più, questo è il diploma con cui l'imperatore donava di fatto alla sede apostolica i territori che avevano fatto parte fino a pochi decenni prima della Tuscia Langobardorum e i territori del Ducato Romano, vedete Civitas Romana cum Ducato suo, e questi territori vengono elencati, e questo è anche molto significativo, in due liste separate: da una parte i centri che avevano fatto parte della Tuscia Longobarda e dall'altra parte quelli che avevano fatto parte del Ducato Romano. E questo, diciamo, si tratta ovviamente dei centri, dobbiamo immaginare, dei principali centri amministrativi e militari di questo territorio, quindi non sono incluse naturalmente gli insediamenti minori, ma solo quelli che avevano un rilievo amministrativo, religioso e militare. E tra questi figura anche, insieme a Porto, Centocelle, Cere, Blera, figura anche Monterano, con un'elencazione che parte dai centri costieri, e questo ci conferma naturalmente ancora una volta l'importante ruolo di questo insediamento, che infatti compare ancora in diverse fonti, ancora nel Liber Pontificalis, che cita tra l'altro la chiesa di Santa Maria di Manturianum, a cui vengono donati dei paramenti sacri. E poi abbiamo una documentazione un pochino meno fitta anche per i secoli seguenti, e sappiamo, e questo è un dato molto importante, che la metà dell'insediamento di Monterano venne ceduto alla metà del X secolo dalla sede apostolica all'abbazia di San Paolo fuori le mura. Questo dato è importante perché ci dice tra l'altro che a questa altezza, cioè verso la metà del X secolo, Monterano
apparteneva alla sede apostolica, e questo è interessante da notare perché si trattava di un castello pubblico che apparteneva quindi per diritto alla sede apostolica, che ne cedeva però alla metà del X secolo la metà all'abbazia di San Paolo fuori le mura, a cui venne poi confermato successivamente fino al XIII secolo. Vi ho già detto della riunione, della diocesi di Monterano e quella di Sutri, e poi le vicende più recenti in cui il castello è diviso ancora tra la Camera Apostolica e diversi condomini, tra cui soprattutto i conti di Anguillara, che lo tennero per un lungo periodo. Il feudo poi viene nuovamente confiscato dalla Camera Apostolica e finalmente venduto a Bartolomeo della Rovere, da cui passa poi il cibo agli Orsini e giungiamo infine agli Altieri, da cui abbiamo cominciato la nostra lunga narrazione. Vediamo adesso però le evidenze archeologiche relative a questa fase tardo-antica e alto-medievale, sempre premettendo naturalmente che le più importanti informazioni ci auguriamo possano venire da future campagne di scavo in questo sito, naturalmente di grande interesse. Ecco qui l'immagine satellitare ci ripropone il nucleo medievale rinascimentale e la chiesa e il convento di San Bonaventura su questa piattaforma. Quale fosse l'area occupata in età alto medievale non lo possiamo dire ancora con precisione, ma tenderei a non escludere che l'insediamento potesse occupare un'area di circa 4 ettari, che comprendeva quindi tutta la parte terminale di questo pianoro, dal fossato o tagliata che abbiamo visto sopra, che si trova in corrispondenza delle arcate di questo acquedotto tardo cinquecentesco, e l'estremità di questo pianoro, quindi con un'estensione di 4-5 ettari, non troppo dissimile molto simile a quella degli altri castra posti lungo il confine longobardo-bizantino. Con il tratteggio vi ho indicato in maniera molto schematica la viabilità principale che interessava la zona dell'abitato. Si può ricostruire in maniera piuttosto efficace perché si tratta per lo più di vie cave, di tagliate viarie, alcune delle quali risalenti già all'età etrusca, ma come vedremo anche utilizzate anche nel primo Medioevo. I colori, le parti campite in arancione e in rosso ci indicano le evidenze che finora abbiamo relative al periodo, vi dicevo, tardo antico e alto medievale. Quelle in arancione in particolare sono le aree di tre cimiteri con tombe ad arcosolio che abbiamo individuato nel corso del survey condotto nell'area suburbana e che finora per qualche strano motivo non erano state ancora individuate. Due di queste si trovano proprio in immediata prossimità di questi due assi viari. Ecco qui vi mostro la prima, che si trova immediatamente sotto l'acquedotto, e in questo caso gli arcosoli sono le due immagini in basso. Scusatemi, l'immagine in basso, questa è poco visibile, ma c'è la vegetazione, e qui gli arcosoli sono collocati proprio lungo la parete di questa via cava. Un po' più a valle, sempre lungo un'altra via cava, si trovano questi altri due arcosoli, e sono per il momento in questa zona delle presenze piuttosto isolate, ma dobbiamo tenere conto anche dell'erosione e delle frane che hanno interessato quest'area, che è contraddistinta da questo substrato tufaceo che tende facilmente ad erodersi e a franare. Il cimitero più importante si trova invece in quest'area ed è un'importante area sepolcrale che comprende, posta come avete potuto vedere dalla mappa, immediatamente all'esterno ecco ve la indica anche questo cerchietto rosso, immediatamente all'esterno della probabile area urbana di età tardo antica ed alto medievale, anche in prossimità di una via cava. Ecco, quella che vi sto indicando è proprio la parte terminale di una via cava, e che poi è parzialmente sepolta da una serie di frane
qui potete vedere anche nell'immagine piccola in alto a destra un po' la situazione, non, una situazione chiaramente in cui molte di queste testimonianze sono state obliterate da frane e interri vari, però in questa situazione abbiamo potuto censire una trentina di tombe ad arcosolio, sia monosome che bisome. E, ecco, quindi parliamo chiaramente di un'area cimiteriale del periodo tardo antico, e generalmente questi cimiteri sono datati fino al V secolo d.C., ma qui forse possiamo ipotizzare che ci sia una presenza un po' più tarda. Questo ce lo dice soprattutto questa tomba in basso, per il momento l'unica con questa particolare caratteristica di un incavo in corrispondenza della testa, che ci richiama da vicino tombe ben presenti in questo territorio, di cui si è recentemente occupato anche Giancarlo Pastura, come quelle per esempio individuate nell'area adiacente alla cattedrale di Viterbo, e qui già nel 2000, e quindi presso la cattedrale di Viterbo, che era poi naturalmente la pieve altomedievale di San Lorenzo. E sarcofagi purtroppo in questo caso spostati, traslati in età tardo medievale, ma che costituiscono comunque la testimonianza di un piccolo cimitero adiacente a questo importante edificio, sicuramente utilizzato in età longobarda. E questa carta, che ricordo elaborammo ai tempi in occasione di questa prima indagine sul Colle del Duomo, ci mostra proprio la dislocazione di questa particolare tipologia sepolcrale lungo il confine longobardo bizantino. Stesso si può dire per Bomarzo, un altro centro confinario per il quale adesso si dispone di questa preziosa carta archeologica redatta da Tiziano Gasperoni e Giuseppe Scardozzi. E anche in questo caso si tratta purtroppo di un vecchio ritrovamento privo di documentazione, ma abbiamo la certezza che nelle immediate adiacenze di questa importante roccaforte bizantina sul confine della Tuscia erano presenti una serie di aree con tombe del tipo appunto antropoide o allogette, che sono appunto questi quattro pallini che vi sto indicando. Un'altra area sepolcrale è identificabile, però su questo bisognerà fare tutte le opportune verifiche, si trova nella zona di Punta della Vipera, proprio nella parte finale del promontorio, quindi come vedete è immediato ridosso di questo percorso viario su cui poi si trova anche quel grande cimitero con tombe d'arcosolio. Ovviamente sono tombe sub divo. E in questa zona c'è sicuramente un nucleo, anche in questo caso un nucleo di cimitero con fosse terragne. Qui però andrebbe fatta, sono almeno una decina, una quindicina di sepolture, qui però andrebbe fatto, come vedete, in parte affioranti nel banco roccioso, qui però andrebbe fatto un lavoro analitico di documentazione di queste evidenze, che magari speriamo di poter fare in una prossima auspicabile ripresa dei lavori a Monterano, su cui naturalmente stiamo lavorando anche di concerto con la riserva. E dunque, ovviamente il grande quesito riguarda la collocazione della cattedrale altomedievale, che è il primo elemento di solito che suscita l'interesse degli studiosi. Come avete potuto vedere prima, una chiesa di Santa Maria a Monterano è citata già alla fine del IX secolo, e dobbiamo immaginare che si trattasse proprio della cattedrale monteranese. Dunque, dentro l'abitato medievale e rinascimentale di Monterano si trova una chiesa dedicata a Santa Maria Assunta, e dunque anche lo stesso Livio Gasperini suggerì che proprio nelle rovine di questa chiesa potesse essere riconosciuta la cattedrale altomedievale di Monterano. E per verificare anche tutto ciò, abbiamo, a prezzo di una pulitura dalla vegetazione infestante veramente faticosa, nell'ormai lontano 2008, facemmo un lavoro di documentazione
sugli alzati di questo edificio, che si conserva ancora discretamente. Ovviamente è un edificio che ha avuto una vita molto lunga, ha cessato di funzionare solo intorno alla metà del XVIII secolo, e ovviamente è stato ristrutturato e risistemato più volte anche nell'ambito di quel famoso progetto di ristrutturazione del feudo Altieri, condotto tra la fine del XVII e gli inizi del XVIII secolo. Questa chiesa, come vedete, si trova proprio al centro di questo piccolo nucleo abitato, la cui superficie è delimitata da una cinta muraria che presenta delle fasi che vanno dal tardo medioevo fino al Rinascimento ed oltre. E dunque l'analisi delle stratigrafie murarie e anche l'analisi delle tecniche murarie non ha consentito di rintracciare nessuna evidenza riferibile al periodo alto medievale, anzi ci ha rivelato contro ogni aspettativa che le fasi più antiche di questo edificio vanno riscontrate in alcuni lacerti murari che risalgono non più indietro del XII-XIII secolo, e probabilmente non sono nemmeno riferibili con certezza ad un edificio ecclesiastico, e in effetti solo a partire dal tardo medioevo abbiamo testimonianza dall'analisi di queste murature dell'esistenza di una chiesa in questo luogo. Sembrerebbe anzi addirittura che vari edifici preesistenti siano stati, anche di età medievale, siano stati fusi per creare questo edificio absidato. Ecco qui i prospetti murari con i colori che ci indicano la suddivisione per fasi, credo che mostrino in maniera eloquente lo sviluppo, anche la complessa stratigrafia di queste porzioni superstiti di muratura. Quindi, diciamo, in attesa ovviamente di ulteriori elementi, che a questo punto però potrebbero scaturire esclusivamente da un'indagine di scavo, e intanto possiamo dire che l'edificio ecclesiastico mostra fasi di Santa Maria, mostra delle fasi che vanno dal XII secolo in poi. E quindi, dunque, a questo punto il passo successivo ci è sembrato quello di esaminare le strutture del Palazzo Altieri, che è un grande complesso monumentale che è il frutto in realtà di una ristrutturazione condotta, come abbiamo visto, a partire dal 1672, che però è effettivamente la trasformazione di quello che era la residenza signorile, la Rocca di Monterano medievale. E quindi anche qui abbiamo fatto un lavoro sia di rilievo che di stratigrafia muraria che ha portato ad individuare una serie di fasi edilizie che ho indicato qui con le diverse campiture, spero adeguatamente leggibili, dall'1 al 5. Ecco qui però è sparito, almeno nel mio schermo è sparito un pezzettino della didascalia. Vi dico comunque che dalla lettura di questo complesso pluristratificato è apparsa, anche con una certa nostra sorpresa, una fase alto medievale, che è quella poi di cui vi andrò a parlare tra poco, che è costituita da questi sette murari campiti in nero, a cui seguono poi fasi numero 2, fasi del XII-XIII secolo, del rinascimentali, di piena età moderna e così via, andando avanti, e in cui ovviamente le fasi, ecco la fase, le parti campite in bianco sono le ristrutturazioni condotte a partire dalla fine del Seicento, e ciascuna di queste fasi è contraddistinta da una peculiare tecnica muraria. E dunque all'interno di questo palazzo, sotto i rifacimenti seicenteschi e sotto anche l'edificio della Rocca medievale, che presenta poi anche tutta una sua storia piuttosto complessa, sotto tutto questo sono venuti fuori, anche con un po' di nostra sorpresa, alcuni resti murari del periodo alto medievale. Questo complesso purtroppo è stato scavato negli anni 90, e quindi anche in questo caso purtroppo non disponiamo di una documentazione stratigrafica, però già l'analisi delle murature qualcosa ci può dire. E in particolare la nostra attenzione si è soffermata su questo lacerto murario, che presentava una tecnica piuttosto inusuale, o meglio non attestata
non attestata a Monterano, e che è una tecnica particolare, forse la possiamo anche rivedere qui, che comporta l'utilizzo di blocchi squadrati, anche di grandi dimensioni, intervallati a tamponature in laterizi, come forse si può vedere anche qui, che sono invariabilmente dei laterizi di riuso o di spoglio. Dunque questa tecnica, particolare tecnica muraria, non è attestata altrove a Monterano, ma invece è ben attestata a Roma, e dove infatti si trova, viene documentata sempre più frequentemente in molti contesti databili all'età carolingia, e stiamo parlando quindi del periodo immediatamente successivo alla fine del dominio longobardo sulla Tuscia. E tutto ciò ci induce a due riflessioni. La prima, ecco, innanzitutto abbiamo due setti murari che con arcuazioni, ecco, questi sono i setti murari conservati, che ci fanno pensare ad un edificio di tipo basilicale a tre navate, poi naturalmente parzialmente demolito nelle successive trasformazioni. E qui un confronto anche piuttosto puntuale può essere fatto con la chiesa di San Liberato a Bracciano, in quella che era poi la sede. La sede del vecchio municipio di Forum Clodi, e lì c'è questa basilica di San Liberato che fu anch'essa soggetta ad un rifacimento in età carolingia, documentato anche dalle tecniche murarie. Quindi l'idea e la proposta anche l'idea che abbiamo anche messo per iscritto, diciamo, è quello che si possa trattare di un edificio di tipo basilicale a tre navate, attribuibile probabilmente a questo punto alla cattedrale monteranese. Questa ipotesi viene rafforzata da un cospicuo numero di elementi architettonici appartenenti all'arredo liturgico di una chiesa chiaramente databile, arredi liturgici databili chiaramente tra la seconda metà dell'VIII e gli inizi del IX secolo. Questi i frammenti che vedete, questi sono solo una piccola parte di un gruppo molto più ampio, di cui devo ancora terminare la schedatura, provengono proprio dall'area del Palazzo Altieri, dove erano stati reimpiegati all'interno di murature di età tardomedievale, rinascimentale e moderna. Quindi abbiamo modo di ritenere che sia stata di fatto smantellata, almeno in parte, una chiesa medievale con tutti i suoi arredi, e i frammenti poi riutilizzati all'interno di queste strutture, qualcuno di essi anche murato nel campanile adiacente della chiesa di Santa Maria Assunta. Qui sono alcuni dei frammenti principali, ma si tratta di decine di elementi lapidei, tutti provenienti dalla zona del Palazzo Altieri. Ho parlato per un'oretta, esattamente quanto mi ero proposto di dire. Interrompo la condivisione e vado a dire veramente due parole di conclusione. Scusatemi, intanto cerco di ripristinare anche la visione per dire che questi sono i primi dati, e probabilmente ancora piuttosto limitati, almeno dal punto di vista numerico, su questo importante centro, su cui però credo che ci sia ancora moltissimo da dire, ma a questo punto dovranno essere gli scavi a darci delle informazioni basilari. Diciamo, l'analisi delle architetture ha fatto per il momento il suo dovere o il suo sporco lavoro, ora toccherà chiaramente allo scavo, e speriamo naturalmente quanto prima di poter avviare, anche di concerto con l'amministrazione comunale, un'indagine nel sottosuolo. Detto questo, ho fatto esattamente un'ora precisa, e quindi penso che sia abbastanza, e dunque vi saluto e vi ringrazio per la pazienza. Allora, Giuseppe, volevo intervenire. Grazie, molto interessante. Ti stai specializzando nel trovare edifici ecclesiastici in questi siti, no? Mi rifaccio anche a Ferento, quindi voglio dire, mi sembra molto importante, perché è una svolta anche su alcuni siti, abbiamo un buco nero su tante cose, quindi aver
ipotizzato comunque che questa potesse essere, aver trovato i resti di quello che è una situazione altomedievale, anche se Carolingia va benissimo, mi pare molto interessante. Chissà se si riesce a trovare anche una fortificazione, sarebbe bello, insomma. E come te lo spieghi? Cioè, diciamo, questa, se è una struttura ecclesiastica, come vedi l'insediamento poi di fatto legato a questa presenza? Bella domanda. Bellissima domanda, direi, me l'aspettavo pure in qualche modo. No, intanto no, devo dire che non passo la mia vita a cercare cattedrali altomedievali, però devo dire che parlando di quel periodo poi sono in realtà le testimonianze che sono più facilmente giunte fino a noi, perché per il resto nel caso di Monterano non abbiamo nemmeno una testimonianza relativa ad una fortificazione o ad un muro di cinta. Qualcosina si potrà rivedere su Palazzo Altieri, ma diciamo che ciò che doveva venire fuori è venuto fuori. Dunque, questa collocazione, no, intanto diciamo che è una collocazione, direi, di questo edificio ecclesiastico in un punto molto significativo, perché siamo proprio sulla parte più elevata, sull'Acropoli. E dunque, se fosse anche, dobbiamo premettere anche un'altra cosa, che l'area, dal punto di vista anche dal punto di vista dei dislivelli e dell'altimetria, è stata profondamente modificata da questi interventi seicenteschi. Per esempio la fontana con la scogliera di cui abbiamo visto, doveva, ovviamente è una creazione seicentesca, anche la piazza che si trova immediatamente a sud del palazzo deve essere stata realizzata nel 600 sbancando grosse porzioni di roccia, quindi questo piccolo cocuzzolo non doveva essere così piccolo, e non sappiamo se a fianco a questo edificio potesse trovarsi anche qualche elemento, per esempio legato ad una fortificazione. Io posso dire che per il momento, poi ci sono stati anche gli scavi dei fossati medievali, di cui non ho parlato, ovviamente, quelli legati proprio alla presenza della rocca, quindi un'area su cui si è intervenuto moltissimo sia nel Medioevo, poi nel tardo Medioevo, perché c'è anche una fase quattrocentesca molto importante, e poi c'è infine questa risistemazione complessiva che ha comportato, seicentesca, che ha comportato anche lo sbassamento e l'asportazione di notevoli volumi di roccia. Questo sicuramente impedisce ancora di darci delle indicazioni chiare. Io non escluderei nemmeno che in una parte sommitale potesse esserci anche qualche elemento legato alla fortificazione, naturalmente, però questo è al momento. Ottimo, molto interessante. E una seconda considerazione è sulle maestranze, che sono maestranze romane, tra virgolette, cioè sembrano vicine proprio a Roma, no? Quindi questo anche è un aspetto interessante da tener conto, perché potrebbe appunto appartenere, infatti non a caso siamo VIII-IX secolo, no? Perché... Sì, aggiungo anche, chiedo scusa, non volevo interrompere. No. Aggiungo anche un'altra cosa che poi, ecco, forse non ho esposto nemmeno in maniera troppo piana perché poi il tempo mancava, però c'è da sottolineare questo aspetto, che Monterano sappiamo che nel IX e certamente anche nel X secolo è uno dei centri controllati direttamente dalla sede apostolica, questo è un primo elemento, e sappiamo anche che tra il seconda metà dell'VIII e il IX secolo c'è un grandissimo interesse da parte della sede apostolica a mettere mano su questi centri, che comunque erano tra l'altro tra i possedimenti dei territori del Ducato Romano. Infatti, oltre al caso di Monterano, abbiamo in questo territorio il rinnovamento di moltissimi edifici di carattere ecclesiastico in questo periodo. Parlo soprattutto di questi castra, all'interno di questi castra che erano stati importanti per il presidio della frontiera. Faccio il caso ad esempio di Bomarzo, dove abbiamo sia la parrocchiale di Santa Maria Assunta,
che viene, lo sappiamo in questo caso dalla documentazione epigrafica, adesso verrà pubblicato anche a breve il volume di Elisa Pallottini sulle iscrizioni medievali del Lazio, e a Bomarzo abbiamo sia il rinnovamento della chiesa di Santa Maria Assunta, sia la ristrutturazione di un'altra chiesa rurale, verosimilmente una pieve, quella di San Salvatore presso Bomarzo, e anche qui siamo tra la fine dell'VIII e del IX secolo e c'è una committenza che è chiaramente quella pontificia. E questo per non parlare naturalmente anche della stessa Viterbo. Quindi sembra che ci sia in questa fase un grande interesse per mantenere queste importanti postazioni, questi castra. E questa situazione si mantiene verosimilmente ancora nel IX, nel X secolo. Poi molti di questi centri, nel periodo dell'incastellamento, per così dire, quello tubertiano, sembrerebbe che siano un po' declassati a centri anche un po' minori di popolamento. Monterano, alla fine, a partire dall'XI secolo, è uno dei tanti castelli di quella regione, non conserva più quella grande importanza, perde anche la diocesi, tra l'altro. Grazie. No, io non dico niente, altrimenti dovrei tornare sul discorso degli arcosoli di cui abbiamo No, ma già parlato sì, noi a luglio. c'eravamo anche consultati, perché poi ecco, ne ho parlato con Giancarlo, perché questo arcosolio con l'incavo effettivamente è una particolarità che mi sembra al momento si trovi in pochi siti. Uno è quello di Monterano, Giancarlo invece insomma, ha individuato una cosa molto simile a Gallese, in un contesto che insomma tu mi dicevi potrebbe essere anche probabilmente di VI secolo, giù di lì. Sì, ma guarda, pensavo anche ai Gassoni, adesso la metto lì, vedendo oggi la presentazione, perché poi chiaramente al convegno sulle difese bizantine il tempo era veramente ridotto, oggi invece ho visto molte più cose. Anche quei Gassoni, sempre di sepolture parliamo, mi ricordano molto quelli del cimitero su Diviale scavato da Germano Isa Stanislao a Santo Tizio, Ma poi stai parlando di quali, Giancarlo? di quelli che sono stati poi successivamente traslati, spostati Ah, quelli della cattedrale di Viterbo. nella cattedrale di quel periodo. Invece, per quello che riguarda gli arcosoli a Gallese, a San Valentino, sul sito di San Valentino, siamo. Poi ci ho ripensato dopo che ci siamo parlati, e oggettivamente lì anche la planimetria dell'edificio della chiesa rupestre richiama comunque molto quella del monachesimo italo-greco, quindi che ha confronti in ambiente materano non più tardi dell'inizio del VII secolo. Quindi probabilmente siamo lì, penso che siamo lì. Invece anche il discorso delle murature, proprio l'altro giorno, questa tecnica muraria mi ricorda anche molto di quella degli scavi esterni alla Basilica di San Paolo. Ah, sì. Dei confronti molto, molto diretti, perché adesso ce l'ho in mente perché ci sono stato proprio da pochi giorni ed è proprio identica la parte del No, comunque direi quartiere. insomma che si può dire, soprattutto con gli studi poi che sono stati fatti sull'area romana, mi sembra che si può dire che siano maestranze romane che operano anche in quest'area a nord di Roma, perché oltre a Monterano c'è anche appunto il cantiere di San Liberato. Anche in quel caso si tratta di un'importante chiesa che era forse anche la chiesa a cui faceva riferimento il territorio del centro decaduto di Forum Clodi, comunque era un edificio importante, una pieve verosimilmente. E anche lì abbiamo l'impiego di questa stessa tecnica edilizia. Insomma, sicuramente è un discorso che si può sviluppare, ma credo sia interessante. Buonasera a tutti, non so se sono previste domande e interventi, sono Alessandro Buonasera, sindaco. Pettinelli, Sì, beh, direi sindaco di sì. regionale. Non so se sono passato avanti a qualcuno, non ho ben capito se ci sono appunto interventi, però volevo cogliere l'occasione per ringraziare ovviamente chi ha contribuito a costruire questa iniziativa davvero lodevole. E al professor Romagnoli, ovviamente, grazie professore, perché
sono, ci conosciamo credo poco o nulla, ma sono un fervido lettore di quella sua opera bellissima che si chiama La Chiesa di San Bonaventura a Monterano, fatta insieme con Michele Bellucci. E quindi grazie davvero, spero di poterla conoscere presto e ovviamente insieme a tutti gli organizzatori di questa bella iniziativa che avete fatto, magari a Monterano o a Canale per stringere la mano e farle magari qualche domanda. Io non so se c'è ancora uno spazio per qualche domandina già stasera, se abbiamo fatto troppo tardi. Però a me la questione Bernini ovviamente rimane un po' qui sulla trachea e non va su e né giù. Oggi le ho sentito dire delle cose, ma un po' così, diciamo, perché io ovviamente da amministratore locale mi sto vendendo in tutti i modi possibili, no? La presenza di Bernini a Monterano. Addirittura ieri una guida di Roma metteva Monterano tra no, le meraviglie barocche e nello specifico di Bernini da ammirare fuori Roma. Quindi io mi rimetto a lei perché se lei mi dice che Bernini c'entra poco e niente, la smetto questo marketing territoriale e provo su altre No, cose. no, no, allora, Però devo faccio. essere sincero, io mi ero buttato in questa avventura proprio perché ho letto il suo libro dove più di una volta compaiono, no, degli atti concreti che legano Bernini a Allora, Monterano. Sindaco, allora l'ha letto, ma non l'ha letto troppo attentamente, perché c'è una pagina in cui noi pubblichiamo anche il contratto fatto dagli Altieri proprio nel 1672. Poi chiaramente non è il periodo e la tematica di cui mi occupo, perché di questo un lavoro che ho svolto con lo storico dell'arte Michele Benucci, però la ricerca documentaria comunque l'ho fatta in parte anche io ed è venuto fuori questa prova documentaria che possiamo considerare a tutti gli effetti una prova, ovvero il contratto, che è un atto notarile, il contratto con cui gli Altieri affidavano a Carlo Fontana e a tutta la sua equipe, che poi era ovviamente formata da molti maestri e architetti, soprattutto lombardi, affidavano il contratto generale per tutte le fabbriche di Monterano, a partire dalla Rocca e dal Forno del Ferraccio. E poi il nome di Carlo Fontana ricorre anche in altri documenti che tra l'altro sono presso il vostro archivio storico comunale, perché ci sono altre commissioni fatte ad esempio dal comune, sempre intorno al 1675, per esempio per il rifacimento della casa della comunità, dell'edificio della comunità, che è quella costruzione oggi purtroppo in rovina e quasi caduta a pezzi, che è proprio di fronte al Palazzo Altieri. E sappiamo ad esempio che venne commissionato anche uno stemma della casa Altieri allo stesso Carlo Fontana. Quindi diciamo questa, c'è anche l'attestato del pagamento, quindi sul fatto che il Fontana abbia lavorato a Canale non ci sono dubbi. Io tra l'altro devo dire che Bernini è un grandissimo nome, ma forse è più celebre, ma Carlo Fontana è un nome straordinario e tra l'altro, ecco, forse Straordinario. Insomma, quindi direi dovreste essere ugualmente orgogliosi e poi comunque dobbiamo immaginare che il Bernini in qualche modo ci entrasse ugualmente, perché io poi, ecco, ripeto, non sono uno specialista di questo periodo e di questi temi, però insomma è molto probabile, estremamente probabile, forse su questo anche Francesco Stefani può dire qualcosa, che Bernini avesse fatto in qualche modo da coordinatore. Bernini tra l'altro era anche piuttosto anziano e avesse fatto un po' da coordinatore, suggerendo anche al Papa Clemente X i nomi di alcuni architetti, che comunque erano tra gli architetti più in vista nella Roma di quel periodo, che oltre a Carlo Fontana, a Monterano lavora anche Mattia De Rossi, che fa il progetto della chiesa di San Bonaventura, quindi stiamo parlando di signori architetti, le cui opere sono nei manuali di storia dell'arte, di storia dell'arte moderna. Quindi diciamo, si può anche considerare l'alto, come si dice, l'alto patronato del Bernini e poi anche singoli progetti affidati a queste comunque importantissime, rilevanti figure di architetti di quel periodo. Carlo Fontana è un signor architetto, ha fatto delle opere straordinarie, non devo essere io a dirlo, che sono un povero archeologo medievista, però
insomma, progettato delle opere straordinarie. Quindi ecco, non bisogna negare l'eventuale apporto di Bernini, però diciamo, stando ai documenti, sappiamo che Clemente X affidò i lavori, abbiamo il contratto generale per tutte le fabbriche di Monterano, di qualsivoglia luogo, a Carlo Fontana e a un gruppo di suoi collaboratori che venivano per lo più dal Mendrisiotto e dalla zona del lago di Como, e che tra l'altro di cui si ricostruiscono anche abbastanza bene le vicende. Poi ci eravamo divertiti appunto con Michele a fare tutto, perché poi ci aveva preso benissimo, ci piaceva tantissimo questa ricerca, e quindi ci eravamo fatti uno spoglio di tutto il notarile di Oriolo per tutto il quinquennio tra il 1672 e il 77, ed è venuto fuori chiaramente di tutto, tra cui anche quel documento di cui ho parlato poco fa. Beh, io mi ritengo ovviamente soddisfatto anche così. Soddisfatto o rimborsato? Però no, quella comunque... nota del 1702, insomma, menzione sì. Del cavalier Bernini in rapporto al disegno di San Bonaventura, questa è roba sua, non sì. È mia. Sì, sì, no, allora il discorso è questo, che dagli inizi del... ovviamente, siccome Bernini era chiaramente la figura più nota e famosa, anche le opere di suoi collaboratori venivano in qualche modo attribuite per esteso al Bernini. E anche noi avremmo detto sicuramente opera del Bernini se non fossero venuti fuori questi documenti, che direi sono discretamente incontrovertibili, perché un atto notarile è un atto notarile, e mentre invece una testimonianza più tarda di 30 anni in cui si dice l'idea, il genio del Bernini, certo Bernini era un po', diciamo, era un po' il padrono, anche lo sponsor probabilmente di tutte queste opere, però poi dobbiamo dire che materialmente i progetti lì ci hanno lavorato altre figure. Questo naturalmente senza nulla togliere al Bernini, che potrà continuare, di cui potrete continuare a fregiarvi, ovviamente. Bene, grazie. Mi dispiace se l'ho delusa, Sindaco, mi dispiace no, moltissimo. No, andrò più cauto la prossima volta. Metto no, vabbè, insomma, ma si può dire, si può dire, lo potete spendere comunque il nome del Bernini. Che io importa. Se c'ho ancora un secondo, l'altro grosso dubbio che ho, e non so se qualcuno può... diciamo togliermelo, è l'origine del leone che ovviamente campeggiava, no, sulla fontana omonima del palazzo, perché lì pure, no, si più o meno si attribuisce, diciamo, alla stessa committenza, però ci sono delle ipotesi anche più, diciamo così, belle, forse romantiche, che accostano invece quel leone a quelli etruschi. Non so se può. Ma dunque, da ciò che so io, poi ripeto, mi occupo ovviamente di altre cose e di altri periodi, però da ciò che so e da ciò che mi sembra sia stato scritto anche credo dallo stesso Marcello Fagiolo, che forse lo studioso che si è occupato in modo più approfondito di quella, soprattutto della fontana con la scogliera, è l'emblema dei Paluzzi Albertoni, che erano appunto i due nipoti adottivi di Clemente X, quindi il leone dovrebbe fare riferimento a questo. Poi che vi fossero anche altri significati un pochino più nascosti, questo naturalmente non lo possiamo escludere. Però ecco, forse non sono io la persona più adatta a rispondere a questa domanda. Grazie. Ma grazie a lei. E ovviamente con l'auspicio di vederci quanto prima a Canale. Assolutamente. Anzi, a Monterano. Assolutamente. Allora, io... siamo soddisfatti, mi sembra. Sono venute fuori tante, tante indicazioni e anche una gran voglia di continuare questo lavoro. Giuseppe, speriamo che il sindaco, appunto, dia una mano in questo discorso, perché è fondamentale. E come vede, vengono fuori sempre nuove cose, se l'università, le persone che sono addette ai lavori eccetera possono fare ricerca, c'è sempre qualche cosa che poi emerge dai nostri studi e che insomma cerchiamo di rendere poi il più possibile fruibile alle persone comuni, quindi anche per attirare un turismo in un certo modo, insomma c'è parecchio da fare.
e c'è anche un grande interesse da parte degli studiosi, quindi questo rapporto tra l'università, diciamo, e gli enti locali deve continuare ad esserci, ad essere alimentato, e questo dipende molto dalla buona volontà dei sindaci, perché naturalmente noi ci siamo. Tra le varie cose che dipendono dai sindaci, pure questa, va bene. Esatto. Va bene, come se ce n'avessero poche da fare. Poi quest'anno soprattutto, insomma. I sindaci in questo periodo. Dico, avete moltissimi. Ho sentito male il professore, l'ultima frase. No, niente, sì, mi sa che ho un problema. Io dicevo, tra le tante cose che avete da fare in questo periodo così complicato, ecco, tutto qui. Però anche questi momenti, no, di questa sera servono un po' pure, no, a cominciare a riprogettare un po' il futuro, post-Covid, quindi sono molto utili. Direi che possiamo chiudere. Giancarlo, a te la parola. No, va bene, io, come dicevamo prima scherzando che ci saremmo liberati per l'ora dell'aperitivo, a questo punto confermo la cosa. Ho mantenuto la promessa. Giuseppe ha mantenuto la promessa, ringrazio veramente di nuovo Giuseppe per l'interessante conferenza, ringrazio voi per aver partecipato, e l'appuntamento prossimo, diciamo, lo dovremo un attimo rivalutare nelle date per via, insomma, dei cambiamenti che purtroppo penalizzano la partecipazione per il sabato, e quindi continuate a seguirci e sicuramente vi sapremo dare le giuste informazioni. Grazie a tutti di nuovo e buon fine settimana. Arrivederci a tutti, buon fine settimana.